E buongiorno, buongiornissimo ragazzi, big family, ignorant people, cinghios di tutta Italia. Finalmente siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, l'episodio 6, dopo quanto? Penso un mese e mezzo, ragazzi, sono stato impegnatissimo. E cosa dire, finalmente finiremo il ciao. Il ciao di mia mamma del 1980, che durante la quarantena l'ho ritrovato e ho deciso di farlo cross. Ma non cross mettendogli una forcella e delle gomme tassellate, bensì prendere il telaio, buttare via tutto il resto e rifare letteralmente tutto, ricomprare letteralmente tutto. Ogni pezzo doveva essere più ignorante di quello precedente. E quindi, se questo qua è il vostro primo video della serie, vi lascio qua in alto il link per riguardare tutta la serie, oppure semplicemente ve lo dico adesso adesso, schietto schietto, veloce veloce, ignorante ignorante. Ragazzi, monteremo forcella della pit bike. Cerchi il lega da 16 con tasselli alti così, tipo. Il motore è un Polini Speed Engine 75 di cilindrata. Una roba molto tranquilla per andare a fare la spesa al mercato. Cioè, capito? Cioè, capito? E grazie al cielo sono arrivati questi due DB direttamente da Biella. Ci stanno arrivando. Infatti adesso andiamo fuori, li aspettiamo. Ragazzi, 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 sono arrivati. Sono arrivati. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Attenzione, può iniziare il vlog più ignorante della storia. E attenzione, attenzione, da dove venite? Carisio, provincia di Vercelli. Carisio, anch'io, anch'io. Nome? Riccardo. Samuele. Età? 18. 16. Perché hai un ciao? Perché se non è un ciao, sei un tacchino. Boh, perché ovviamente il ciao fai 38 all'ora da originale, non lo modifichi, no? La cosa più ignorante che hai fatto con un ciao? Enduro. Grippare due motori in una settimana. Allora si parte, tutto in posizione. Montaggio mozzo, qui si monta di qui e poi bisogna stringere questa. Abbiamo già capito che qua abbiamo un maestro. Primo step, zero difficoltà. Qui ci siamo. Qui ce l'hai la 36, tipo. No, il pappagallo. Ok. Sì, se no tanto qui gli tiri due martellate sui cosi e si stringe. Poi mettiamo i pedali o mettiamo le pedaline? No, metto la barra, questa qua. Ah, la barra. Ora, servono i quattro dadi, quelli bastardi grossi. Uno, due, tre. Anche una grover. Provato. Bisogna imboccare. Ma la canzone. Ma figa, devo allargare il parafango. Mi sa di sì. Qua c'è. Lì sì. Questo cosino qua, vedi? Questo. Ok, vai. No, raga, sono troppo emozionato. La parte più casinata sarà fare i forcelli. Strette. Ci siamo, ci siamo. Grandi raga, oh, step numero uno è andato, eh. Vai, via morbidi. Cavalletto mettiamo? Allora, con chi stai parlando? È come la È targa. come la targa. Quindi. Poi iniziamo a fare le forche o mettiamo Sì, dai, su. facciamo le forche. Intanto il motore. Sì, Mezz'oretta l'ho montato. Questo da qua bisogna batterlo dentro col grasso. Marco, c'è un problema. Direi che è perfetto. Raga, è top. Perfetto. Raga, morbidissimi. Poi con la Ci vite messo a tirare fare vaffanculo. 80k di follower. Non so come cazzo fatto. E il dodone nazionale. Mi ricordo che gli hai detto carica mia moto in un video. E hai detto. Dio. No, no, no. Vabbè, la risolviamo così, lo spappagliamo, però. Metti la carta, infatti. Ma io sto girando la carta anche quella. Accensione distrutta. Ma è questa? Ah, non so. ma cazzo, ma qua è il filetto. Cosa vuol dire filetto? Non ha più filetto. Perché è stato verniciato No, qui. cosa Lo scavi giù. Porco. Ma poi. No. Motoranza, raga. Motoranza avanza. Ora. Quindi. Bisogna toglierlo dal cavalletto Figa, peccato per la goma davanti. per la motoranza bisogna fare un po' di giochetti qua. Aspetta che qua gocciola tutto. Dove? Come un ghiacciolo, guardalo. Oh già. Figa se gocciola. Gocciole, Lo fai, tipo, ruotare così, centrare. Ah, questi è carter quelli che sbattono sopra, cazzo. Sì, ok, è passato. Morbido. Ora bisogna riuscire. Eccolo lì. Ce n'è ancora la placchetta sotto con la para carburatore. C'era Cioè, quella raga, ma prima. cosa stai dicendo? Ma cos'è? Oh, vediamo un perfettino. Perfetto. Ok, vai. Sei dritto? Vai, c'è. C'è dentro, vai. Ma è giusto farli passare da sinistra verso destra? Sì. Poi rondelline. Un dadino.
però bisogna dissaldare questo, sai? Dissaldare? Wow. Stiamo scherzando? Questa placchetta qui, perché se no non possiamo regolare la cinghia. Ok, ce l'ho. O se no... Tenete, sì. Ciao. Una volta che era tirata la cinghia, mettevano quello. E ma cazzo, adesso vabbè, mettevo su un adesivo. In pratica lo metti dentro, no? Ah, lo incastri e poi fa passare. Lo incastri e poi, sì, qua fa tipo ferma il dado. Sì, certo. Che lo... sei un professionista. Però qui ci andrebbe una rondella un po' più grossa. Ah, non ci frega un cazzo. E questo qua passa sopra così, questo. Passa qui dentro, vedi che c'è un buco qua. Ho molta paura di questi cavi, cos'è successo qua? Però senza convogliatore sbattono sul cilindro. Ci sbattiamo il cazzo. Ma li fondi. Che fondo. Qua dobbiamo mettere poi l'accensione, il variatore. Qua il suo spessore. Qua il variatore e la cinghia. Così entra. Non tocca? Tocca o non tocca? Dove sbatte? Non dirmi che sbatte sul telaio. Sbatte sempre qui, qui sotto. Oh, senti, sì, martelliamo. Ma figa, qua dopo lo indeboliamo. Quello è il problema. Tac. I meccanici Ferrari muti. Va bene, due, un millimetro e mezzo, due, sì. Buttaci dentro la cinghia. Che porco di la cinghia. Vedi che così si tende la cinghia. Poi stringi qua. Noi adesso, qui è perfetto, stringiamo tutti gli altri dadi qua. Tom, ma che figata. Perfetto. Prova. Fallo girare un po', mollo. Perfetto. Dai, cinghia. Morbidi. Vai, carburello. Adesso bisogna in location. Ci va la 8. La chiave dell'8, figa. Chiave dell'8. Eccola qua. Oi. Attenzione, di qua abbiamo un altro cinghio che sta tentando di montare la campana con la lunetta, ma è qualcosa di pazzescamente pazzesco. Poi vediamo qui. It's time for the filter. Sarà l'ultimo passaggio di questo episodio. Filter. Filtro Malossi, bello ignorantello. E attenzione, gustiamocelo, l'ultimo passaggio. Attenzione, qui però la tocca piano, non è vero. Ok, calma e gesto, scappa paura. Ma di cosa stiamo parlando? Eccolo lì. Ce l'abbiamo fatta, raga. Quindi ragazzi, l'episodio 1 può concludersi qua. Guardate, alla fine manca, bisogna cablare un po' tutti i cavi. Guardate, campana Malossi. Tac, accensione a strappo, taglia erba. 75, Polini, Carter Speed Engine, carburatore 13 pari, filtro Malossi. E attenzione, grandi cinghias, ci vediamo nel prossimo vlog. State carichi che arriviamo con un vlog da paura. Ci catapulteremo per terminare il ciao a casa dei due cinghias che sono venuti qua oggi. E... alla prossima. Gas cinghias.